Anna Schnarf, terzo giorno di allenamento a Cervinia, gigantista anche oggi. Anche oggi sì, no, gigante fa sempre bene per tutto, per migliorare la tecnica, per trovare i tempismi giusti e per prepararci al meglio anche per l'Argentina poi. Sensazione di questi tre giorni? Ma bello qua, la neve tiene, è duro, stiamo provando delle cose, anche materiali, e no, così si scia volentieri col sole e con la neve dura. Appunto di questa preparazione per le prossime gare, che per te saranno abbastanza ancora distanti, perché saranno sicuramente Lake Louise e poi le gare europee di discesa e super G. Sì. Cosa ci dici? Come sta andando anche il lavoro atletico? Come è andato? È andato molto bene, sto bene col ginocchio e come l'anno scorso. Ha continuato tutto bene, devo dire che mi sono preparata tanto atleticamente. Adesso comincia il blocco grande sugli sci con l'Argentina prima e poi anche in autunno sui ghiacciai nostri europei. E niente, pian piano ci avviciniamo e noi abbiamo un attimo più di tempo fino a Lake Louise, quindi abbiamo tempo di fare la rifinitura quella giusta e di diventare ancora più veloci. Obiettivo per quest'anno? Di sicuro continuare in Super G a essere nei primi, nei migliori, come quest'anno, che ho fatto 9 piazzamenti nei 10 e in discesa voglio arrivarci anche là, sempre lì davanti, e ovvio c'è anche la combinata e poi un grosso appuntamento sono i mondiali e una medaglia sia ai mondiali che anche in Coppa del Mondo, che da un po' che ci provo, ci sono andata vicina e sto lavorando per ottenere dei risultati belli. E te li auguriamo di cuore.